grazie. No, no, che mi avvisi. Allora, buongiorno innanzitutto, grazie di essere qui, grazie per la vostra registrazione. Prego, prego. Allora, benvenuti a Re Teatro, che è una serie di appuntamenti, in sostanza è un laboratorio dal basso promosso grazie al Fondo Sociale Europeo, la Regione Puglia, l'Arti e i Bollenti Spiriti. È un progetto nato grazie a Puglia Off, che è un'associazione nata proprio all'interno di questo assessorato alle politiche giovanili del Comune di Bari nel 2013, che ha l'intenzione di creare una rete a livello regionale pugliese, raccogliendo i teatri, gli spazi, le compagnie e gli operatori del teatro. Oltre a Puglia Off, nella produzione c'è AIV, che è una società, oltre al Comune di Bari, all'Università di Bari e alla presenza di alcuni studenti, la professoressa Porcelli, storia del teatro, che è la cattedra di storia del teatro dell'Università di Bari, che ringraziamo per la sua presenza, MEC Produzioni e la Bauta, l'Associazione Culturale La Bauta, il Carro dei Comici, Epos Teatro e infine Onirica Poetica Teatrale, che ci supportano come partnership nella realizzazione di questi laboratori. Inizio con delle informazioni di servizio. Vi sono state date, oltre che il materiale così informativo dietro al quale troverete anche il calendario delle iniziative, un questionario che vi pregherei di compilare all'uscita o alla fine della lezione o delle lezioni che seguirete, in modo tale da dare dimostrazione ai laboratori dal basso tutti di come questo laboratorio funzioni nel suo intento di anche creare una rete tra tutti gli operatori che si incontreranno in queste sedi. Troverete anche La tua idea di teatro, che è una iniziativa promossa da Puglia Off per individuare tutte le idee sul teatro che si possono avere, oniriche o meno, reali o irreali che siano, di cui noi ci vogliamo fornire in qualche maniera, rifornire per realizzare un muro delle idee del teatro, che metteremo anche online, eccetera. La tua idea di teatro non deve essere firmata, può anche essere anonima, serve semplicemente a raccogliere davvero le tante idee di teatro. Troverete oltre nel materiale che vi è fornito anche il progetto Puglia Off, da dove nasce e quali sono gli obiettivi e gli step che pian piano vogliamo raggiungere. Iniziamo oggi con questo primo laboratorio dal basso, diciamo, di Re Teatro, oltre ai tanti altri laboratori dal basso che sono stati realizzati con migliaia di presenze di partecipanti, ma anche migliaia di docenti che noi operatori, in qualche maniera ragazzi under 35, abbiamo potuto scegliere all'interno del panorama nazionale e internazionale, e che abbiamo scelto di portare, diciamo, a Bari, almeno per quanto ci riguarda, e mettere a disposizione di tutti coloro che vogliono partecipare. È possibile seguirci anche tramite streaming su www.laboratoridalbasso.it, e proprio in streaming abbiamo attivato la possibilità su Facebook, Twitter e Instagram, tramite l'hashtag Re Teatro, di poter intervenire in diretta. Raccoglieremo le domande o gli interventi che si vogliono fare e li sottoporremo al signor Gatti. Volevo, prima di passare la parola al signor Gatti, che si presenterà da solo, nel senso che non ha, a parte che non ha bisogno di presentazioni, però è importante per noi la sua presenza, perché in qualche maniera rappresenta quello che noi vorremmo realizzare, cioè l'idea che il teatro è anche condivisione. E nei discorsi che in realtà ci hanno preceduto questo laboratorio, si parlava proprio del problema dell'organizzazione della produzione teatrale, che spesso diventa una filiera dove il prodotto in qualche maniera spesse volte viene dimenticato a scapito di una serie di situazioni che intercedono
e che davvero all'interno di, di un'unità produttiva diventano l'ultimo problema. Per farla breve, se uno spettacolo, il più bello spettacolo di Plauto, è la cosa che noi vogliamo portare avanti, pur di realizzarlo, c'è all'interno una filiera vera e propria che si è andata costituendo col tempo, che fa in modo tale che di tutto si parli tranne che dell'opera di Plauto. Allora, degli attori, ma non solo degli attori, dell'idea produttiva, ma dei compromessi che ci sono per la realizzazione di quello spettacolo, eccetera, eccetera, eccetera. Un po' ci si dimentica di questo. Allora, vorremmo in qualche maniera fare in modo tale che una rete parta dal basso, un po' come questi laboratori. Nasce dall'esigenza di tutto quello che ci circonda, che è ben fatto, per carità di Dio, però non soddisfa le nostre aspettative. Noi vorremmo semplicemente essere un po' più coinvolti e per questo vorremmo realizzare questa rete. A testimonianza quindi dei Teatri di Pietra, che è invece una rete nazionale che raccoglie alcuni tra i più bei teatri di pietra nazionali, antichi, e tra l'altro, come avete potuto vedere anche nell'intervista che abbiamo caricato su internet, su Facebook, spesso dimenticati, perché c'è un sacco di teatri, per esempio in Puglia, alcuni non conoscono l'esistenza del Teatro Romano di Lecce, per esempio, ancora lo si confonde con il greco addirittura, perché si dà per assodato che esista solo l'anfiteatro greco in piazza l'anfiteatro romano in piazza Santo Ronzo. Ma c'è un altro gioiello un po' più piccolino che è alle spalle, e anche quello viene considerato poco all'interno di una rete. Allora, parecchi anni fa è nata questa esigenza a livello nazionale, che era proprio questa dei Teatri di Pietra. Prima di passare a tutte quelle, diciamo, che saranno le nostre fasi di lavoro, di studio con il signor Gatti, volevo un attimo ringraziare Antonio Sornaiolo, che è passato a trovarci, e lo ringraziamo per questo, perché in qualche maniera, come devo dire, ha raccolto il nostro invito ad essere presente e a portare anche la sua voce, visto che in qualche maniera è qui. No, io ci metto davvero un minuto, sono qui come buon esempio, non di quello che ho fatto sino ad oggi, perché ho fatto cose pessime, ma di buon esempio di come la comunicazione sia utile a far diramare questo genere di iniziative. Quindi saluto voi, saluto chi ci sta seguendo in streaming. Tutto questo è nato per un messaggio arrivato via Facebook, ovvero un social, dove mi avete invitato a questa cosa. Come sempre si risponde: farò di tutto per esserci, ma già sapevo che non ci sarei venuto. Quando poi ho letto invece l'argomento di questo laboratorio dal basso, ho detto: no, io devo andare almeno telegraficamente un attimo a salutare coloro i quali i ragazzi, si può dire ancora i ragazzi che vi parteciperanno e quelli che seguono attraverso lo streaming, perché è fondamentale dimostrare come questi maledetti social in realtà ci stanno allontanando l'uno dall'altro in maniera vorticosa e terribile, ma in realtà, se usati bene, possono avvicinarci. L'importante è che li usiamo solo per questo, ovvero per darci un appuntamento e poi vivere il live, che è l'essenza del teatro, perché il teatro fa venire ancora i brividi rispetto a tanti altri messaggi e a tanti altri veicoli di comunicazione, perché riesce a dare i brividi, quelli veri, sia positivi che negativi. Quindi io sono per questo genere di iniziative. Vi chiedo umilmente di continuare a frequentare questi luoghi dal vivo, vi chiedo di portare avanti l'idea di teatro. Io e Maria Pia ci siamo incontrati casualmente stamattina, lo abbiamo cominciato a fare quando eravamo minorenni e avevamo questa passione dura e pura per questo esibizionismo calcolato che è il teatro. È bellissimo, portate avanti questa buona novella, perché di questi tempi invece fanno di tutto per calpestarla questa forma di comunicazione. Punto, ho finito. Noi abbiamo cominciato dalle cantine, e là torneremo naturalmente, Maria Pia, però abbiamo cominciato proprio dai posti, pure apprese a te, abbiamo cominciato da posti tra virgolette immondi, dove però c'erano delle emozioni straordinarie, perché innanzitutto testavamo noi stessi con questo nuovo mezzo di comunicazione, e secondo, c'era un rapporto quasi quotidiano con il pubblico. Andare in scena una volta ogni tanto è bello, ma è privativo. Andare in scena sempre, perché si è organizzati, perché si ha la possibilità di girare, di scambiarsi spettacoli, è la cosa più bella del mondo, perché per un artista, per un attore, per quello che volete voi che sale su quel palco,
quell'attimo prima che stai per salire, quell'attimo dopo quando sei sceso dal palco, valgono mille orgasmi di tutt'altro genere. Quindi grazie, io sono felice, ti auguro buon lavoro, grazie e non mi mandate più messaggi perché... Ok, perfetto, grazie. Lascio la parola a Aurelio Gatti, inizia ufficialmente diciamo la nostra lezione e io mi accomodo qui per prendere appunti, va bene? Grazie mille. Grazie. Signori, buongiorno. La materia a cui sono stato invitato è tanta, ma non è tanta nella sostanza, è tanta perché dobbiamo fare almeno un preambolo per cercare immediatamente di togliere alcuni equivoci e cercare fondamentalmente di avere un lessico comune, paroli un poco simili. Perché? Perché proprio la grande diffusione, la grande promozione, la grande divulgazione che avviene alcune volte presuppone che ci sia una chiarezza sostanziale nelle parole. Quella chiarezza non c'è, ma perché abbiamo curricula differenti, esperienze differenti e soprattutto finalità differenti. Quindi c'è, prima di iniziare il discorso a cui sono stato chiamato, che sarebbe quello di esprimere, di meglio far vedere che cosa è successo nell'esperienza dei teatri di pietra, per caso mai promuovere o produrre delle esperienze esemplari, replicabili anche in Puglia, capiamoci su tre cose fondamentali. La rete, che oggi viene molto dialogata, molto utilizzata come termine, in effetti è una fesseria, ovvero la rete non è un complesso economico. La rete è solo ed esclusivamente un complesso di esperienze e di conoscenze. Nel preciso momento che qualcuno sta tentando, la comunità europea lo sta facendo, no? Con il grande provvedimento Europa Creativa 2014-2020, di fare un cosiddetto sostegno alla rete, è lodabile, ma fondamentalmente sarà limitativo, sarà un bluff, perché l'unica rete possibile, non perché la amo io, ma l'unica rete possibile è quella in cui avviene una partecipazione, no, un confluire di esperienze e di pratiche. Tutto il resto non è rete, tutto il resto sono filiere. Le più straordinarie, le più organizzate, le meglio organizzate contro quelle meno organizzate, ma sono filiere. E la rete, invece, non è altro che la declinazione contemporanea di un qualche cosa che proprio qui a Bari, e poi trovo la pubblicazione, il pensiero meridiano, che era semplicemente un appunto che dice: noi stiamo vivendo un conflitto che si sta acuendo tra nord e sud, ma che soprattutto è un conflitto culturale, perché tutto il bacino del Mediterraneo ha sempre avuto un set di valori che dalla rivoluzione industriale, quindi stiamo parlando del 1400, questo set di valori è stato surclassato, polverizzato, ovvero il set di valori anglosassone fatto di produttività, di competitività, non è che non c'era nel Mediterraneo, ma il Mediterraneo aveva altre espressioni. Quali erano le espressioni? La parola data, lo scambio, il mutualismo, non la solidarietà. La convivenza, non la tolleranza. Questo set di valori
è stato surclassato da quello anglosassone. E in un'ottica che si mantenga con queste proporzioni, è logico che il pensiero culturale che segue quello economico e quello sociale automaticamente, che segue o precede, automaticamente ne verrà irrimediabilmente marchiato. Perché questa premessa? Perché non è la rete uno strumento, la rete è un modus operandi, la rete è un chiarissimo segno della maturità, se maturità si può chiamare, degli intervenuti a questa rete. Quindi noi ci troviamo di fronte ad una ennesima impostura, sostegno alle reti. Ma le reti sono fatte da una filiera? No, sono fatti da organismi, quasi sempre organismi in grado di essere autonomi e di essere comunque non necessariamente funzionali, mentre la filiera vuole solo soggetti funzionali. Facciamo un esempio pratico. Distribuzione nazionale, lasciamola perdere, regionale. Esiste un circuito che viene sovvenzionato direttamente dallo Stato, ma solo a condizione che venga riconosciuto e sovvenzionato anche dalla Regione. Quel soggetto si chiama circuito. Il circuito, fino a oggi, con la nuova legge, il famoso decreto cultura, che poi toccheremo rapidamente, ma solo per abbandonarlo, che cosa dice? Il circuito si occupa di fare tot recite, tot presenza sul territorio, tot promozione teatrale, della cultura teatrale sul territorio, sino a ieri, nel triennio 2015-2017 sarà differente, sino a ieri stranamente era esclusivo, faceva teatro, poteva fare solo teatro. Tant'è che a Fotocopia esisteva anche, voi in Basilicata non l'avevate se non assorbito dal circuito teatrale, il circuito della danza, mentre la musica corre con gambe altre. Io non sono qui per raccontarvi la storia fondamentalmente è di grande ignoranza degli operatori, di grande ignoranza delle persone che ci lavorano e di grande ignoranza delle istituzioni. Fondamentalmente in Italia non c'è una legge del teatro, a differenza alcune regioni hanno delle leggi del teatro, tipo l'Emilia-Romagna, la Toscana, si sono altre regioni attrezzate ad una legge del teatro, perché se vi ricordate la famosa riforma del titolo quinto doveva trasferire le competenze in fatto culturale, non solo teatrale, alle regioni, quindi tutti si attrezzavano convinti di dividersi le quote parte del fondo unico dello spettacolo. Fortunatamente questo non è avvenuto, in fin dei conti l'unico soggetto che un poco allude alla rete e il circuito. Poi accanto ci stanno dei soggetti non ugualmente riconosciuti, però sono, alcune volte sapete, no? Il Festival dei Teatri Minori, in effetti esercitano una sorta di circuito, il Festival delle Compagnie Amatoriali, che oggi si fa qua, poi là, poi là, poi passa per Molfetta e prende la strada per Lecce. Sono anche quelli dei piccoli circuiti, non conclamati, non istituzionalizzati e quasi sempre sopravvivono di un carattere, che è la funzionalità. Praticamente i circuiti e le esperienze attive, non solo in Puglia, in gran parte dell'Italia, sono di attività di terziario culturale. In un momento in cui mancano le risorse
per produrre cultura. Pensate come è inconcepibile immaginare che invece le risorse debbano essere date per il terziario culturale. Cos'è il terziario culturale? Visto che è l'anniversario di Edoardo, conviene citarlo. Edoardo diceva i ragionieri del teatro, cioè tutta quella filiera che negli anni, dopo gli anni 70, soprattutto negli anni 80-90, si sono sostituiti in tutte le posizioni dirigenziali della cultura e anche del teatro e dello spettacolo dal vivo. Cioè è più facile che un direttore di un circuito sia un ex amministrativo, un direttore di un festival, figura essere un direttore artistico, ma fondamentalmente il soggetto agente è un amministrativo. Oggi come oggi, se qualcuno ha l'opportunità di andare sopra i siti del Ministero, sono usciti i bandi per i contributi 2015-2017, la replica di tutti gli operatori culturali è che bisogna essere dei matematici, perché i cosiddette quote, nessuno si vuole prendere la responsabilità di dire tu vali qualche cosa, io ti do, no. Quindi noi daremo in base ad un conteggio che in fin dei conti poi ci sta una forbice piccola così che è la discrezionalità, credo che sia delle vostre parti, del direttore generale e degli uffici di sua competenza, che improvvisamente è vero i conteggi, è vero che il risultato finale passa solo attraverso una equazione di cui non si può sapere nulla, perché i termini dell'equazione sono tre variabili. Voi sapete che l'equazione più difficile ha due variabili, tre variabili, non era mai successo. Tu arrivi dopo 30 anni, 20 anni di teatro, oppure giovanissimo, nato ieri, perché c'è scritto il decreto Valore Cultura darà forza a tutte le nuove imprese, e improvvisamente, indipendentemente, ti devi fare non meno di X giornate, molte di più di quelle che erano prima, ma il parametro sotto cui vieni messo come in una lente di ingrandimento è un parametro squisitamente matematico finanziario. Ve lo racconto perché è un aneddoto. Il signore presenta un'istanza e verrà valutato secondo tutta una serie di griglie, e il valore di questo signore sarà 16. Quest'altro signore è calvo, il valore sarà inferiore, 14, sempre sulla base di queste griglie. Quella signora sarà 20. 14, 16, 20 vuole dire che dà un valore X che noi chiamiamo 100. Allora uno dice, bene, allora io come vengo giudicato? Prendendo il fondo unico di quell'anno, la quota ripartita per il tuo settore, quella diciamo che è 100, diviso per il numero totale delle quote, i tante 100, da 1. Però il signore quanto aveva di punteggio? 16. 1 per 16. E uno dice, ah perfetto, ora c'è tutto chiaro. Il peccato è che io non so qual è, quanti punteggi arriveranno, per cui mi possono arrivare 2000 e il fondo è 100. Non so il fondo, per cui non è che dice, sai, ci stanno punteggi per 2000 e io doto il fondo di 2000. Perfetto! Almeno vale uno il mio punteggio. Non c'è niente di tutto questo. Quindi il soggetto va a presentare un programma triennale da cui si può discostare solo ed esclusivamente del 10% oggi per 3 anni. E ditemi voi se tutto questo non vuole dire aver portato una delle poche esemplari attività umane dal vivo, come il teatro e lo spettacolo dal vivo, averlo consegnato e arreso totalmente ad un terziario che gestisce, che eroga,
che sancisce. Non ci sarà un signore che dice no, guarda, quello lì per me è giovane e deve aspettare, deve fare la gavetta, oppure un altro che dice no, quello lì è giovane e deve essere sostenuto. No, tutto questo la legge, anzi non è legge perché il teatro non ha leggi, ma sono dei regolamenti di attribuzione dei fondi, lo trasferisce ipso facto ad una formula matematica. È logico che per affrontare il cosiddetto mondo delle contribuzioni pubbliche, la signora Lobascio, per scritturarmi per questo incontro, mi ha mandato circa 30 diversi modelli. Quindi a un certo punto la signora Lobascio, se avesse un antico anelito di artisticità, di vivacità dal vivo, si può dire che il suo possibile compagno può essere una fotocopiatrice o uno scanner multifunzione. Che significa questo? Non è una critica, è che il sistema non chiede più gente viva, chiede semplicemente funzionalità della gente viva. E questo è un paradosso. Quindi quando si parla di rete, guardate il vostro interlocutore e ditegli cosa vuoi che faccio. Un segmento del trasporto dalla vigna al mercato, quindi sono un segmento della filiera? Cosa vuoi che faccio? Il vignaiolo e poi ci pensi tu ad andare al mercato e quell'altro a mettere il costo della mia cesta di uva? Che cosa vuoi da me? Perché se vogliono da voi che siate dei segmenti funzionali, non c'è rete, c'è semplicemente il migliore o il peggiore esperimento di filiera. I circuiti, oggi come oggi, sono inattuali proprio perché nel loro esercizio innanzitutto hanno omologato la produzione. Scomodiamo qualcuno, Romolo Valli. Perché prendo i vecchi? Prendo i vecchi perché i giovani non hanno memoria. Attenzione, non hanno avuto opportunità di farsi una memoria. Romolo Valli dice: sono entrato in quella straordinaria pasticceria davanti al teatro di Barletta e per il terzo anno o che faccio Shakespeare o che faccio Goldoni, la crema è la stessa. Non è a noi che ci interessa ricordare Romolo Valli, grande attore, per questo, ma per dire che sino a che non c'è stato l'inquinamento da parte del terziario culturale, ad esempio la Puglia era la seconda regione in Italia per numero di recite, perché era una delle migliori piazze insieme alla Sicilia come ospitalità. Cioè l'80% della produzione nazionale, che fosse di Trieste piuttosto che di Napoli, passava per non Bari, Lecce e Brindisi, che sono le tre città importanti della Puglia, ma passava attraverso un'infinità di teatri. Testimonianza ne è che nella legge della ristrutturazione dei teatri la Puglia si è trovata, indipendentemente che la restaurati bene o male, ha partecipato con il maggior numero di edifici teatrali. Quella identità, bella, brutta, identità. Che cos'è identità? Identità non è un destino alla Frankenstein Junior, il destino è quel che è, non c'è spazio più per me. L'identità è la storia, non la fai tu, l'identità è precedente a te. Quel grande patrimonio di dialogo con tutta la produzione nazionale è stato annichilito negli anni Ottanta, quando lo Stato decise
che non riconosceva più l'ospitalità, l'esercizio e quant'altro, voleva la produzione, e improvvisamente sono nati e diventati tutti produttori. Produttori di cosa? Una rete inesistente, infrastrutture inesistenti, una politica culturale succedanea alle stagioni. Cioè oggi noi siamo a dicembre e ancora non sono stati deliberati gli anni per la stagione 2014-2015. Difatti, a livello nazionale, non a livello locale, tutto il popolo dello spettacolo dal vivo è un popolo di lavoratori di classe C. Infatti quando sento quelli che si lamentano dicendo ma santa miseria, siamo lavoratori di serie B, venite nello spettacolo dal vivo e conoscerete la declinazione sino allo J, la S, la M e poi anche oltre. Perché questo? Perché improvvisamente il teatro, lo spettacolo dal vivo, ha avuto una grande, silenziosa tsunami. È stato confuso per intrattenimento. Non è un problema, è più bello, è più culturale uno e quell'altro. Cioè praticamente dagli anni 2000 si è incominciato a declinare il teatro e lo spettacolo, e nella sua declinazione lo si è distrutto, perché la declinazione era la risposta ad una funzionalità. 2001, teatro civile, esce agli albori. 2002, teatro delle carceri, teatro dell'infanzia, teatro delle diversità, teatro dell'emancipazione, frutto del teatro del 1985 che era il teatro delle femministe di Roma. 2003, improvvisamente, interventi straordinari, teatro e natura, teatro ambiente, teatro e sole, teatro e risorse rinnovabili. Dai. 2004, teatro e multidisciplinarietà, un mondo orrendo, cioè dove tutto è possibile, sembra di stare in un ascensore di uno Sheraton, c'era quello, qual era? A Bombay, che tu per fare 40 piani sentivi tutte le musiche miscelate, c'era Bach, Beethoven, il sitar, il sufi, alcune sonorità siciliane, e tu salivi dopo 40 piani, quei 10 minuti dicevi che hai fatto? Dice no, questo è un aeroporto internazionale, questa, cioè c'era Bach, è troppo, è morto da troppo tempo per rivoltarsi in una tomba, ma qualche contemporaneo c'era, cioè come si faceva a mettere Barry Lyndon insieme? Ma questo è avvenuto per quello che doveva essere un segmento identitario come il teatro e lo spettacolo. Ed è avvenuto nel preciso momento che lo si è declinato, tant'è che oggi che ci stanno dei problemi per cui la gente in carcere muore, quindi prima di fargli i burattini bisognerebbe fare la riforma carceraria, non ci sono più quei denari, è finito il teatro delle carceri. L'intervento della scuola è diminuito sulle attività esterne o interne rivolte a attività culturali varie, dal corso di ceramica al corso di teatro, è diminuito il 47%. Perfetto. Il teatro dei giovani è scemato. Cioè, parlavo con Orso Maria Guerrini che mi diceva ci tocca fare delle recite per i giovani, come per dire loro fanno ormai le scolastiche, quindi quel settore si è esaurito. E ancora il teatro civile, ma quanto semplice è prendere un auditorium per mano e portarlo verso un pathos, approfittando e surfando su una tragedia storica come il Vajont.
non è teatro. Questo qua si chiamava cronaca romanzata, altri la chiamavano il contastorie. La declinazione del teatro dice: perché stiamo parlando di tutto questo? Stiamo parlando di tutto questo per il motivo detto 14 minuti fa. Dobbiamo capirci sul lessico. Cosa significano per voi delle parole, cosa significano per me delle parole e cosa significa per il teatro delle parole. In poche parole, parole, ora uscirà fuori una cantante. In pochi termini abbiamo questo problema. Non esiste rete se non tra, non possono essere pari. Io ho la mia età e sono alto 1,70 e peso 63 kg, il signore, non siamo pari. E allora la rete tra chi si fa? Tra pari soggetti capaci di mettere a fronte di un qualcosa che non esiste. Quella è l'unica rete possibile. Se io sono un teatro e lui una compagnia, dice, e fanno rete. No, non fanno rete, facciamo servizio. Il migliore, il peggiore, vicendevole, ma non siamo rete. Rete è se i miei attori della mia compagnia e i tuoi inservienti del tuo teatro insieme vanno ad aprire uno spazio che non c'è. Quello è il valore della rete. La rete è in grado di trascendere. Lui fa teatro, quell'altro fa le luci, quell'altro ha il teatro, dice in tre sono una rete. No, se mi manca un professore, se mi manca un disegnatore, se mi manca un signore con i video che gioca e un altro con i computer che gioca per fare quello che diceva l'attore che vi ha portato il saluto poc'anzi, di essere presenti sui social. Quella è un qualche cosa che forse, non nella somma, nella sintesi, può diventare una rete. Tutto il resto, se deve esprimere le funzioni per cui il Signore si mette in contatto con me e io con Lui, perché insieme siamo funzionali, Lui dà la fonica, io do lo spettacolo e il Signore dà il posto, quello non si chiama rete. La rete crea una forza non conosciuta prima e dalla forza non conosciuta prima parte per fare il viaggio, il progetto culturale, la mission, quello che vi pare. Non ci sono reti possibili, altrimenti. Tutto il resto è blef. La necessità di 100 non fa una rete, fa l'impotenza di un gruppo. La rete non ha i parametri economici della funzionalità. La rete è fondamentalmente l'esercizio di gruppi di uomini liberi che riescono a fare un qualche cosa che non c'era. Perché vi parlavo del Mediterraneo, il pensiero meridiano? Perché improvvisamente è chiaro che quando, se è vero, lo storico Strabone e parla dell'apertura delle nuove rotte commerciali. Ecco, quella forse era rete. Punici, greci e anche ellenici, bong, insieme, e dicevano andiamo oltre le colonne d'Ercole. Non c'era un punto. Non dicevano andiamo a invadere il mercato della Libia, aprivano il nuovo, non c'era. E nel caso specifico era un nuovo anche di un grande sapore quasi mistico tra dei, semidei e il grande Mediterraneo.
prima che vada avanti, vi è chiaro o devo mettere il punto su qualche cosa? Ok, gli oppositori possono alzarsi e allontanarsi, così mi fu una sigaretta. Andiamo al passaggio numero 2. Tutto questo credo che possiamo ridurlo in questo. La rete non è funzionale, ovvero la rete non si approvvigiona del capitale di risorse di Tizio, Caio e Sempronio, ma chiede alle risorse di esprimere un qualche cosa che sia comune a tutti e in cui tutti si possono identificare e che per favore sia originale. Perché l'originalità? Non perché ci piace farlo strano, altrimenti apriremmo una casa di produzione di altro tipo, ma perché fondamentalmente l'originalità sta nel fatto che riconosce l'identità degli intervenuti nella rete. Se la signora è una signora che mette dei paltò confetto e l'altro signore mette dei soprattutto a righe e l'altra mette delle grandi sciarpe al collo, perfetto. Perché quello che nascerà sarà originale? Perché viene da tre singolari originalità. Quindi non ci può essere un modello di rete. La rete cresce, a dirla con il Guerrin meschino di Bufalino, potremmo dire adolesce e si fortifica solo ed esclusivamente in presenza di forte riconoscimento delle identità costituenti. Quando mi si dice ma facciamo una cosa simile, no, non possiamo fare una cosa simile, anche se volessi. Possiamo approfittare dell'esperienza simile, della mission simile, per sperimentare degli upgrade senza doverli provare tutti, insomma il dolore, perché distribuirlo e serbarlo anche agli altri. Cioè, abbiamo già sofferto noi, voi potete anche non soffrire, e si parte da tre. Però fondamentalmente le reti sono identitarie e quindi parlando di una materia talmente preziosa da essere sempre di più evanescente, quale è la cultura dello spettacolo dal vivo, beh, sappiate che ogni rete rappresenterà al giusto e con crudeltà nel caso la sua situazione, i suoi partner e i suoi ideatori. Come si struttura la rete? La rete la può fare chiunque di voi. Ogni persona può fare una rete. Bisogna vedere quanto regge. La nostra regge di più perché ormai è nata nel 99, quanti anni ha? 15 anni. Come è nata? Semplicissimo. Negli anni 90 c'erano più soldi per gli spettacoli, ma molto meno rispetto. Per cui ogni sindaco ti metteva a disposizione il crocevia di entrata e di uscita nella città e diceva: qua ci mettiamo un bel palcoscenico, maestro, venga a fare uno spettacolo. Siccome ogni interprete che io usavo nelle gambe aveva almeno 15 anni di palcoscenico, stiamo parlando di danzatori, io mi sono posto il problema che il rispetto del teatro e dei suoi interpreti dovesse passare innanzitutto attraverso il rispetto di quelle gambe o di quelle ugole, e che forse un crocevia con il lampeggiante acceso anche durante lo spettacolo non era proprio la sorte giusta né per fare Odisseo
né per fare la tempesta. E allora dissi, me lo ricordo perfettamente, signor sindaco, io la ringrazio, ma io non metterò la mia compagnia, ma non metterei la mia come non metterei la compagnia di nessuno in questo crocevia straordinario, che era la via Appia, che entrava, prima di entrare a Caserta, alla Reggia di Caserta, incrocia praticamente un mondo di gommisti, eccetera, in quel crocevia. Avevano montato lo spettacolo, avevano montato il palcoscenico. C'erano dei bei neon che recitavano Mexico Bar, degli altri che vendevano una sorta di pane molto unto, però di una bontà straordinaria. Non stiamo parlando della preistoria, signore, stiamo parlando 1999. E allora in quel momento dissi al sindaco, senta, ma è possibile che non ci sia uno spazio, uno, dove non ci siano i neon? Dice, no, l'unica cosa che c'è sarebbe l'anfiteatro. Ah, c'è un anfiteatro. Sì, mi ricordo, erano poco meno delle 15:30. Il service non voleva montare perché dice, gatti, ma è inutile che monto, qua passano macchine, eccetera, eccetera, dove va il pubblico, insomma. Entrammo all'anfiteatro campano, da cui è nato i Teatri di Pietra. E tu entri dentro questo anfiteatro e non devi essere un cultore di archeologia o di cultura, cioè tu entri dentro un anfiteatro grande come il Colosseo, con una differenza sostanziale, che mentre il Colosseo ha tutta l'edificazione, gran parte dell'edificazione della prima, seconda e terza anello esterno, l'anfiteatro campano è servito per tanto tempo come una cava all'aperto di travertino e la Capua di oggi, la Capua medievale di oggi, i ponti della Capua di oggi, quindi sono quelli medievali, furono costruiti interamente con la magnificenza dell'anfiteatro campano. Però a differenza del Colosseo, visto che questi imbecilli ci vogliono fare una bella pedana oggi sopra al Colosseo, e poi ne parliamo di questo, a differenza del Colosseo aveva interamente l'arena. Attenzione, gli anfiteatri erano delle macchine sceniche straordinarie, qualcosa si intuisce nel vedere il film Il Gladiatore. È vero, gli anfiteatri sotto avevano una città, è come per dire un centro commerciale sotto c'ha, invece di avere parcheggi inutili negli anfiteatri c'era di tutto. Immaginate che l'anfiteatro campano, l'arena è retta da 48 ordini di archi, 49, scusate, 7x7, 49. Un arco centrale che la solca per tutti i 180 metri, e 3 a destra e 3 a sinistra, e poi ugualmente un corridoio centrale, 3 a destra e 3 a sinistra. E costruendo tutti quei locali che servivano alla pulizia dell'anfiteatro, il passaggio delle acque, i reflui, i cadaveri anche, da dove uscivano le belve, le gabbie, il personale gladiatorio, il personale dell'anfiteatro, questo mondo sotto. Allora, perché non vi voglio portare all'anfiteatro campano? Non lo meritate. Ma fondamentalmente tutto è nato là. Il rispetto di una compagnia era la mia, ma sapevo che poco dopo si sarebbe dovuto presentare Pamela Villoresi con l'Orestea, credo. Io ero oggi, la Pamela doveva venire dopo 3 giorni. Tra me e Pamela non c'era niente, sapevo, perché uno vede i manifesti, però il pensiero è, ma è giusto fare questa roba qua in mezzo? Un sindaco che ti dice, sì, non ci abbiamo niente, ci abbiamo una roba, però
e ti porta dentro un anfiteatro, io improvvisamente ho detto, signor sindaco, se non è un problema, ci tolga. Ci dava in quel momento, attenzione, 99 stavano ancora alle lire, ci davano 6 milioni, le attuali 3.000 euro, ho detto ci tolga un milione di lire e provveda con quel milione a spostare il pubblico e le attività dall'altra parte. Ma lei che mi dice? Così è nato. Dopodiché, mentre la compagnia in subbuglio, 40 persone che si chiedevano, maestro, facciamo lo spettacolo stasera, alzo il telefono, chiamo un signore che era un tecnico della compagnia che doveva venire, quella di Pamela, e dico, senti, è stata te Pamela, perché me la passi? Dice, guarda, voi dovete venire come colleghi che si raccontano le cose. Voi dovete venire, non dovete venire, sì, no. Bene, spostiamo, noi ci stiamo spostando là, è meglio che lo facciamo dentro un teatro. Ma com'è, guarda, è favoloso, solo non so quanta gente verrà. È nato così. Ecco perché le reti li possono fare tutte. Le reti è il principio di pluralità della tua azione. Io che quando cammino non ho il senso civico, non sporco perché, non sputo perché, non urto quello davanti. Quelle sono declinazioni straordinarie di educazione civica e se ci mettessimo insieme qualche sociologo ce li tirerebbe fuori di belle. No. L'idea plurale è quella che risiede nell'uomo che intende che la sua azione in quel preciso momento e solo in quel preciso momento può essere interfacciata come un'esperienza positiva per altri. Il principio di pluralità presiede le reti. Il principio di pluralità che non significa di omologazione a uno standard. Ci può essere un teatro di 1.000 posti e un teatro di 10 posti. La rete ha orecchie che non hanno né il senso del censo né il senso della funzione, ma sicuramente hanno implicito il valore portato. Dice, ma che porta quello da 100? Che porterà quello da 1.000? Attenzione, ma tu da grande che cosa vuoi fare? L'impresario? E fa l'impresario, ma perché dobbiamo fare rete? Ma chi te lo impedisce? Entra in un sistema societario, garantisciti con dei capitali, prendi Fiorello, te lo metti in un bello piazzale di un grandissimo outlet, un bel parcheggio, e lì ci monti una platea da 8-10.000 posti, fai il colpaccio e sei un impresario. Ma perché tu mi devi venire a raccontare a me la misura che deve essere non meno di 2.000 posti? Voi, se qualcuno di voi andrà a fare rete, parlerà con il signore assessore, dice sì, però noi dobbiamo fare almeno, tiriamo un nome a caso, dobbiamo fare almeno, come si chiamava quel signore che citavamo? Il comico barese. Checco Zalone. E uno dice, bene, io non esprimo che mi piace o non mi piace, e dopodiché che altro facciamo? Dice, no, però ci deve essere Checco. Ho capito, Checco Zalone non è il mio problema culturale. Checco Zalone significa che siccome lui, a differenza di questo signore qua, porta 3.000-4.000 persone quella sera, io avrò bisogno parcheggi per 4.000, una struttura di capienza per 4.000, una SIA strutturata a 4.000, e dopodiché il resto della programmazione che faccio? 10 recite con delle compagnie che, per quanto eccellenti, Albertazzi ha fatto 312 paganti. Albertazzi,
non prendiamoci in giro, Albertazzi in Calabria, anche nei territori che voi forse avete frequentato del Magna Grecia Festival, la Pozzi, la Mariangela d'Abraccio non hanno fatto più di una media di 200-250 paganti. Io strutturo un'impresa per ospitare un prodotto che credo che sia un bel promoter, no? Apre Checco Zalone per ossequiare un'istanza di un comune e dopodiché ho una struttura sovraesposta come costi eccetera eccetera, e in cui tutto il resto invece sarà spaesato, sarà povero. Ma non è un problema di cultura, è un problema che la gente non sa quello che vuole e si vergogna di dirlo. Vuoi farti Checco Zalone, vuoi fare Fiorello, vuoi fare la Mannoia, benissimo. E chi lo impedisce? Diventa un impresario, rischia di tuo, con o senza i privati, con o senza i pubblici, e prenditi un bel parcheggio e saranno contenti quelli che devono montare le strutture, il controllo dell'area molto probabilmente sarà già servita. Ma perché devi venire a far finta che mi porti lustro alla rassegna sotto il Castello Svevo? Il Castello Svevo improvvisamente dovrà montare una platea di 2000 posti per ospitarlo, giusto? Mentre noi sappiamo che tutti gli altri spettacoli potranno avere 400 persone tra paganti e no. Perché prendersi in giro che tutto questo quadruccio si chiama estate teatrale a Bari? Non è vero. Uno, si chiama un prodotto di buono o cattivo impresariato, un altro si chiama un prodotto di divulgazione culturale. Le due cose non sono assolutamente l'esperienza di una rete. Sono attività. I teatri di pietra sono nati così, ma non perché eravamo bravi o belli, no, nato semplicemente dall'idea: ma tu metteresti un tuo attore? Ma io conosco gli attori tuoi, ma oggi ci passo io, domani potrei permettere che il tuo attore vada in quello spazio, in un crocevia con i flash dei neon. Quindi improvvisamente la rete riperimetra la coscienza dei suoi partner. Non si modella, ma riperimetra la coscienza, intesa come la chiara e senza imposture dimensione dei partecipanti alla rete. La rete non è divisa per censo. Teatri di pietra, non è colpa sua, va in un paese che è Aidone, Sicilia. Sapete Aidone? Per 20 anni sulla cronaca mondiale, europea, la Venere di Morgantina, che stava al Polghetti Museum e faceva 273.000 visitatori al mese. Ora, signora, non ne parliamo. E non è colpa di nessuno, è proprio che tu non puoi far finta che prendi la donna cannone e la metti nella piazza e la piazza si riempia, se quella non è una piazza frequentata. Non potevi sperare che la Venere in Morgantina, a 5 chilometri da Piazza Armerina, che è la terza sede UNESCO in Sicilia più frequentata, prima di tutto a Siracusa, poi la Valle dei Templi e poi Piazza Armerina, potesse in qualche maniera competere con il grande lustro che ha avuto, che aveva sino a 2 anni fa. Perché siamo arrivati a Morgantina? Per dire semplicemente, c'è Morgantina, comune di Aidone, sono 5.600 abitanti, sì e no, avrà un cinema prima visione capozona,
quello là come può stare sullo stesso tavolo insieme a Selinunte, il più grande parco del Mediterraneo archeologico, è il più grande per estensione, con il Tempio di Hera e altri tre templi, e i valli, e il mare, 40.000 abitanti. Come può stare accanto alle istanze di, purtroppo in questi giorni è sulla cronaca attuale, Santa Croce di Camerina, Parco Caucana, che d'inverno avrà sì e no 5.000-6.000 abitanti ed estate ne ha 27.000. Vedete, solo la rete può dialogare senza chiedere un censo, perché quello da 5.000 abitanti al più grande complesso, sappiate che Giusto Monaco, sapete chi è Giusto Monaco? Il professor Giusto Monaco è quella persona che ha traghettato l'Istituto del Dramma Antico sino al 1995, poi è morto, ok? Il professor Giusto Monaco ancora non era scavato, faceva fare delle repliche dell'attività dell'Istituto del Dramma Antico a Morgantina, perché il teatro c'era, era tutto da scavare, ma c'era un qualche cosa, signori, straordinario, credo che è anche nel video, che era l'agorà, cioè improvvisamente tu nel deserto tra la verzura vedi una sagoma metà esagono e lì improvvisamente, io ne ho fatte tre edizioni all'agorà di Morgantina, sì, cioè venivano 2.000-2.500 persone. Buah. Poi scomparivano. Gli attori morivano come dei cani in quelle stagioni, perché il centro abitato più vicino era a 9 chilometri tra i rovi. Alcuni morirono per le punture di insetti. Però per fortuna c'era un custode, ma un custode non chiamato da nessuno, lui si diceva custode delle greggi, che con la scusa di fare delle grandi braci per la carne, perché stiamo in Sicilia, ma sta proprio al centro della Sicilia, per fare questo crastone, lo chiamava, che è una carne molto saporita, allora con la scusa di questi fumi purificava, come se fosse un antico sacerdote, tutta l'aria dalle vespe e dalle api. Così non sono ricordi, stiamo parlando del 99, meno i 10, di 15 anni fa. Oggi Morgantina c'ha una strada lastricata, fa parte di una campagna di scavi enormi, ma ha molto meno pubblico del 99. Morgantina oggi, quest'estate noi l'abbiamo fatta, ha avuto una media di pubblico pagante di 230. Perché parlo del pubblico pagante? Perché tutto il resto del pubblico io non lo conto, perché ognuno mette le misure che vuole. A me ancora la SIAE di Morgantina mi continuava a chiedere a me una SIAE di minimo garantito su un'utenza di 1.000 posti, perché una proloco, per dire che c'erano molte persone, continuava a dire che c'erano 1.000 posti, mentre le sedute di quel teatro antico, contando quanti sederi possono appoggiarsi su quelle pietre, il massimo erano 430. E infatti la commissione pubblico spettacolo lo dà per 350. Vedete come si mescolano le cose. Ma perché parlo di questo? Perché Morgantina, al centro della Sicilia, o l'anfiteatro Campano a 3 chilometri dalla Reggia di Caserta, che è il secondo monumento in Campania per visita. Com'è possibile che questo anfiteatro che sta qui e questa Reggia di Caserta che sta qui, quello c'ha 700.000 visitatori e questo ne ha 1.216, a 3 chilometri?
Com'è possibile che il sito UNESCO, il terzo, la Villa del Casale, malgrado gli interventi, la chiusura, non la chiusura, eccetera, eccetera, ha una media di 350.000 visitatori, la Venere di Morgantina, 2,5 chilometri sulla stessa strada, anzi prima si passa per il bivio di Aidone, poi si arriva a Piazza Ermerina, non ha nessuno. Dice, ma perché parliamo di questo? Noi parliamo di teatro. No, signori, noi, e questo è il secondo problema della rete, parliamo di rete, e la rete è, nel caso del teatro, l'unica rete possibile, è quella che fa incontrare due comunità, una disposta ad ascoltarti e una disposta ad offrirti, che dovrebbe essere la comunità, quella disposta a offrirti, quella artistica, teatrale, culturale, e l'altra la comunità intesa come cittadinanza. In assenza di questi due fattori non c'è rete. C'è un tentativo di rubarci qualche migliaio di euro da un fondo Por Offeser europeo. Non c'è rete. Chiarito la differenza tra rete e filiera. Chiarito che la rete può essere di tutte le maniere, ma comunque non può essere funzionale, perché chi si riunisce in una rete non sa il pescato di quella o il pescato di quell'altro, parte dall'idea che insieme possiamo fare meglio una cosa nuova. Capito la questione che la rete può essere solo ed esclusivamente originale, in quanto è non lo specchio, ma è la filigrana migliore dei partecipanti, arriviamo alla questione fondamentale che stavamo poc'anzi esprimendo. La rete è solo ed esclusivamente, nel caso dello spettacolo dal vivo, la misura esatta e equidistante tra due soggetti, la comunità proponente e la comunità ospitante. Dove, per favore, togliete queste diciture che piacciono molto a chi scrive i progetti europei, unità di richiesta individuale per chiamare gli spettatori, unità di richiesta individuale, sì, perché se voi vedete anche, sicuramente anche per quanto riguarda il comune di Bari, il teatro è un servizio pubblico a richiesta individuale, un po' come le mense scolastiche. Certo, richiesta individuale, sono una mamma, c'è un bimbo, ma avete la mensa? Sì, signora, mi lasci nome e cognome. Sono uno spettatore, voglio vedere lo spettacolo. Ah sì, cosa acquisti il biglietto? Richiesta individuale. Dopodiché le mense scolastiche, che si chiamano servizi a richiesta individuale, possono arrivare ad essere copartecipati, no? Dall'ente, per cui si pagano solo 2 euro per il pasto del bambino. Lo spettacolo può essere partecipato o non partecipato, comunque non se ne rende conto, perché non c'è una politica culturale che ispira queste scelte, e quindi nessuno che dice, signori, andate a vedere tutti Bodini, perché l'anno di Bodini, e c'entrate gratis, perché io metto 100 euro per fare in maniera tale che voi andiate a vedere Bodini. Questa è una scelta culturale. No, dicono, ah, che fai Bodini? Bene, io ti posso dare solo 5 euro. Va bene. Quindi l'utente, lo spettatore, non capirà mai che qualcuno dice, volete andare a vedere il cabaret? E chi ve lo impedisce? Ma siccome sta sul libero mercato commerciale, la pagate pure 50 euro, a me non me ne importa. Se volete qualche cosa a 5 euro dovete andare a vedere Bodini.
Tutto questo è il panorama prima della rete. Poi entra la rete e tutti questi squilibri e questi equivoci. Guardate, non sto parlando di politica, di cultura, io sto parlando semplicemente di raziocinio. Lei, prima che si addormenti, mi dica una cosa: se lei va da un fruttivendolo, perché va dal fruttivendolo? Per comprare cosa? La frutta, ok. Lei dal macellaio c'è andata, no? Eh? No, lo sapeva. Ok, ma se andassi in una macelleria, che cosa chiederebbe al macellaio? Ah, esatto. Cerchiamo di capire. Io voglio la frutta, io voglio la carne. Dove vado? Io vado dal fruttivendolo, io vado dal macellaio. Cosa si sta vedendo oggi? La signora entra dentro il fruttivendolo, dice: senta, io vorrei... E improvvisamente vede dei banchi straordinari, tutti un po' country, con delle grandi pere e mele e verdure, tutte dei pannelli un po' lucidi, traslucidi, straordinari. Ti viene voglia. E poi un'insalatona che là esce già. Dice: senta, io vorrei... Dice: guardi, ma non capisce che è un momento di crisi? Ma non c'è niente sui banchi. Ma io sono entrato da lei che è un fruttivendolo. Dice: guardi, la struttura c'è, vede? I banchi, la cassa elettronica collegata direttamente con l'ufficio dell'entrata, per cui quando entri lo scontrino già è registrato, eccetera. Ma non ci abbiamo la frutta. Non è sufficiente la richiesta autentica di frutta per dire che tu troverai la frutta. E la signora è andata dal fruttivendolo. Ma attenzione, arriviamo dal signore che non frequenta, però ogni tanto gli tocca andare al macellaio. Entra, è una vecchia macelleria, perché? Perché è stata restaurata, fuori si vede quei tori con le corna di acciaio, di metallo, no? Vecchie macellerie, quello bianco è macelleria. Entra i rampini e dice: io vorrei qualche cosa, che cosa mi consigli? E quello dice: guardi, le posso dare. E incomincia a esibire dei buste straordinarie con scritto kebab di pollo. E lui dice: lo potevo trovare anche in un supermercato, io sono venuto nella macelleria, no, non so, avete un po' di spalla, avete un coscio, che... No, non si preoccupi. E ti dà un rollè, aia, con dentro un sacco di roba. Non è che sono i signori, a parte che questo è avvenuto e fa parte di uno spettacolo molto divertente dei fratelli Giardini di, come era, Salato Renzavene. Quindi non vi sto raccontando le favole. Ma cosa voglio dire? I signori, pur sapendo quello che volevano, pur entrando in quelle icone dove c'è scritto macellerie, troverò la carne, c'è scritto fruttivendolo, troverò, in effetti sono solo dei simulacri. Oggi la rete, prima ancora di costruirsi, deve capacitarsi di questo, che mancano gli interlocutori. Qualcuno di voi ha frequentato un qualsiasi assessorato per qualsiasi motivo alla cultura? Entra, presentato da amici oppure si conosce, e quello lì facendo spallucce dice: non me lo dire a me, è un momento. E tu quasi consapevole che è il momento, perché poi insomma non sei proprio assente, anche se qualche volta vorresti essere, dici: spalle contrarie,
capisco. È già la strada, non... E la mensa scolastica. Lui alzava e voi cedete. Non è cabaret. Il signore, il più stupido dei signori, che sta lì, per qualsiasi motivo, di qualsiasi colore politico è, di qualsiasi comune, frangia, lui prende 1830 euro, che si chiama il minimo per la partecipazione diretta alla cosa pubblica. Anche quando dicono che non prende niente, vuole dire che non prende tutto il resto, ma quello lo prende. A noi non ci interessa questo, a noi ci interessa semplicemente di dire: vado dal fruttivendolo, che mi dice: signora, venga, si accomodi, ho dei pomodori. Il fruttivendolo: vado dal macellaio. Signora, non si preoccupi, guardi, ho una lombata. Non entriamo a dilungarci cosa mi può vendere il pescivendolo, no? Però fondamentalmente vado da un assessore e gli dico: Allora, se io non sono scemo, mi hanno insegnato che se devo andare da qualche parte, devo leggere prima l'etichetta, devo informarmi. Se quello si chiama assessore, io voglio fare cultura, io devo andare da lui. Ma come fai tu a tenere la saracinesca aperta come quel fruttivendolo dove la signora c'è entrata e c'erano solo i banconi? Come ti chiami? Dice: no, ma sai, non ci stanno i denari. Questo è l'impostura, perché l'esercizio della politica culturale, o comunque della gestione dei fondi destinati alla cultura a qualsiasi titolo, è stato sempre solo un esercizio economico. Quindi questi signori, dai migliori ai peggiori, da quelli che rubano a quelli che non rubano, non hanno idea. Loro non sono i nemici di ogni rete. Loro sono le persone che non potranno mai accettare una proposta sana, perché sarebbe un'offesa. Come? Questi senza risorse elargite da me fanno? Ma chi siete? Ma come vi permettete? Perché il controllo della cultura non avviene nell'erogazione, avviene nell'esclusione e nell'occultamento. E siccome la rete di per sé supera questo possibile censura, automaticamente la rete è contraria ad ogni forma di amministrazione, che noi da questo momento chiameremo corrotta. No, perché non tutti sono corrotti, ma sicuramente collusi. Chi è il colluso? Colui che è a conoscenza di qualche cosa e, pur non avendo un diretto vantaggio, la tollera. Se tu prendi 1800 euro, possono essere pochi, tanti, ma tu per me sei semplicemente un'etichetta, come macelleria e come frutteria. O togli l'etichetta, quindi ti dimetti, ma non mi puoi dire che non puoi esercitare, perché, capisci? Quindi la rete non solo è una possibilità progettuale, la rete è praticamente un qualche cosa di difficile attuazione, perché rende in una maniera scabra non le diversità, non le eccellenze, rende un servizio che non rende più nessuno, cioè esibisce i collusi, i conniventi e gli impotenti. Non c'è bisogno della rete per individuarli. E ora si fuma una sigaretta, perché altrimenti potrei fumarmi qualcuno di voi.
una pausa di 5 minuti. Una pausa di 5 minuti, ok, sì. E riprendere anche con lo streaming. Ok, grazie. Se ci sono domande, subito dopo la ripresa della lezione. Grazie.